Cioè, in realtà io ho detto, ragazzi, dobbiamo prendere un po' di cosine. Scegliamo cose anche utili. Se avete visto video. Bentornati sul mio canale, se invece è la prima volta che mi vedete, piacere, io sono Vanessa. Oggi ho un ospite sul mio canale, Elisa. Sono Elisa, la sorella di Davide, che vi ho menzionato qualche volta in qualche vlog qua e là. Oggi siamo insieme perché dobbiamo fare un mega unboxing. Ah brava, dobbiamo farlo anteprima. Allora, mettiti in posa perché questo è lo screenshot per la copertina. Bello. Non credo, però vabbè. Questi possenti pacchi ci sono stati gentilmente spediti dal sito di Temu. È un sito comunque che adesso inizia ad avere una certa fama, sul quale io personalmente avevo già comprato, credo anche tu. Anche io. Abbiamo già preso due o tre cosine dal sito di Temu, perché è un sito sul quale potete trovare tipo qualsiasi cosa, cioè dalle cose per la casa, all'abbigliamento, al beauty, a qualsiasi cosa. E che però appunto ha una buona qualità, perché devo dire io mi sono sempre trovata bene con le cose che ho acquistato, ma ha dei prezzi veramente veramente accessibilissimi. Sono stata contattata da Winnie di Temu. Jerry. Allora, sono stata contattata dagli amici di Temu che mi hanno chiesto appunto una collaborazione per parlarvi un po' dei loro prodotti, insomma farvi anche un po' di recensione sulle cose che mi sono state spedite, anzi ci sono state spedite. Ovviamente mi hanno lasciato anche un codice sconto per voi, ve lo lascio qua in sovraimpressione, ma se andate nella descrizione del video e cliccate sul link avete la possibilità di vincere fino a 100 euro di coupon e sconti fino al 90% sul loro sito. Questo perché così, insomma, avete anche la possibilità di comprare qualcosa voi e testarlo e appunto farvi un'idea anche della qualità che c'è dietro. Perché ovviamente ci sono tantissime cose, io personalmente mi sono sempre trovata bene e oggi vediamo che cosa ci è arrivato. Un'altra cosa interessante di Temu, soprattutto per gli scettici, perché anche io ai primi tempi ero un po' scettica, devo dire, ad acquistare su questo sito, è che Temu dà la possibilità di fare un reso gratuito entro 90 giorni da quando appunto ricevete la merce e anche degli aggiustamenti di prezzo, che era una cosa che non pensavo si potesse neanche fare, ma loro danno questa possibilità. Passiamo alla parte più interessante del video, ovvero a spacchettare tutto sto ambaradam. Ti prego, te l'onore. Ah, io? Vai, vai. Allora. Aspetta, non tipo bucare le cose che ti ho detto, però. I miei cestini. Bella busta, tra l'altro. Ah, il mio cestino, secondo me. Elisa ha preso un sacco di cestini. Sì. Ah, il bicchiere. Bello. Che ce l'hai anche tu. Aspetta, prendiamo anche il tuo. Allora, abbiamo preso alcune cose diverse e altre cose le abbiamo prese. Abbiamo preso alcune cose simili, tipo magari la stessa cosa ma di colori diversi e altre completamente diverse, per testare un po' di tutto. Questa è una delle cose che abbiamo preso uguali ma di colori diversi. Ah, che carina! Allora, io questo l'ho visto tantissimo su TikTok. Non dovrebbe esserci tipo anche una cannuccia. Ah, eccola qua. È un bicchierone gigante, termico, quindi che tiene poi la temperatura, che ha anche la cannuccia e serve per bere. E io l'ho pensato per tipo, cioè anche quando stai a casa che ci metti un sacco di acqua dentro, perché adesso sì, non so esatto quanto abbia di capacità, ma noi che beviamo tanto. Secondo me sarà tipo un litro. E devo dire che è molto, cioè non lo so, è fatto meglio di quando era stata. No, è vero, anch'io. Ma quante stelline diamo a questa doppiatura? Due. Su? Due. Ah, una cosa bella. Allora, qua abbiamo mensoline. Che carina. Sono belle e le vedrete molto su Pinterest. È un set di due in realtà. E una è mia e una tua. No, tenile tutte e due, io ce l'ho già. Molto bella. Ah, mi sono dimenticata. Metterò in sovraimpressione. Troverete comunque qui il prezzo di ogni cosa che spacchettiamo, in modo che abbiate appunto un'idea anche di quanto vengono a costare queste cose. E nella descrizione trovate anche il link di ogni prodotto. Avete le buste che sono veramente macchiate Temu? Molto belle. E io queste comunque le riciclo sempre. Che cos'è? Vuoi la forbice? No. Ah! Gli affari dei vinili. Ah sì, allora sono un set di tre mensoline in plexiglass con le viti poi per il fissaggio a parete per metterci i vinili. E visto che noi in casa siamo tutti amanti di giradischi vinili, ne abbiamo tipo
praticamente un overstanza. Mai vista questa cosa. Abbiamo un sacco di vinili e abbiamo pensato che potesse essere carino metterli qui sopra. Molto belli. 4 stelline su 5. Ah, è vero, le stelline. Dimenticate. Questa è ceramica. Ah, non lo so cos'è. Sì, è il vasetto. Volevo cambiare il centro tavola in cucina e ho deciso di prendere questo vaso che è stravisto. Molto bello. Comunque. Però in ceramica, cioè, non... Bello però. Allora, questo qua, secondo me lo avete visto sui social, perché sta andando molto di moda, devo dire. E volevo metterlo nel tavolo in cucina, oppure nel dress, devo ancora decidere. Sono stupita della qualità, perché pensavo che fosse tutto molto più... un po' più leggero, non è vero? Anch'io. Anche questo era imballato molto bene, cioè nel senso c'è tutto il plexiglass, così non si spacca nulla. Bello, mi piace. Bello, questo è veramente molto bello. 4 stelline su 5. 3. 4. Passiamo alla seconda parte. Partiamo con la prima cosa che mi fa a mano. Che mi sembra un cestino. I miei cestini. Gerry. Prego. Perché cosa? Bello. Cosa ci vuoi fare? E ci voglio mettere tipo tutte le creme, tutte le cose. Paglia. Quante stelline? No, questo gli do 5. Allora, cestini 5. Ah, mi ero dimenticata di questo. Io ho preso una cosa molto utile perché prossimamente lavorerò molto più spesso al computer e magari anche fuori casa. Quindi il mio computer non ha una custodia, che è molto pericoloso conoscendo la sottoscritta. Quindi ho preso una cover per il Mac. È molto imbottita, tra l'altro, rispetto a come mi sembrava dall'immagine. È molto da Vanessa. È tipo tutta stellare, la luna, le stelle, le costellazioni, quindi sì, mi sembra molto bene. Ha due cuscinetti belli spessi sui lati, quindi rimane super protetto. 3 stelline e mezzo su 5. Poi abbiamo preso questi, che sono... Ah, i fiori. Sì. È eucalipto artificiale, perché sì. Io non sono una fan delle piante artificiali, però queste mi sembravano fatte bene e in effetti sono molto belle. Che bello! E il nostro centro tavola nuovo è fatto. Già arriva. C'è il collare di Jerry. Ah, il collare. Allora, intanto facciamo vedere l'unica cosa che Davide ha scelto. Cioè, in realtà io ho detto, ragazzi, dobbiamo prendere un po' di cosine, scegliamo cose anche più utili. Davide, questo video. Jerry? No. Jerry! Prima che Jerry distruggesse ogni cosa, stavo dicendo che Davide ha scelto una cosa utile che in effetti non abbiamo, ovvero uno schiacciaio. Fatto così, con la maniglietta dietro, e questo poi è per sminuzzare l'aglio. Poi abbiamo preso una cosa per Jerry, ovviamente appena l'altro fuori Jerry è scappato, ma non importa. Abbiamo preso, un collarino con il fiocchetto per Jerry. È bellissimo. Stupendo, veramente. Ah, tipo è un piede pool, come si chiama questa fantasia? Sì, è piede pool. Però è troppo nero. Carino. Fiocchettino rosso. Lui che è proprio un gatto di casa, assolutamente non selvaggio. No, esatto, è pazzo. Poi c'è una scatolina misteriosa. Che belle! Allora, io e Elisa condividiamo alcune passioni. Una di queste è quella per le candele. E quindi abbiamo preso delle candeline a forma di biscotto. Ma sono proprio messe. Sì, di brutto. Che buono. Io sono di... sono dello zio Carlo. Cioè, non dello zio Carlo. È vero, sono di mio zio Carlo. Che gestisce un forno e fa i dolci. Non perché lo zio proprio un biscotto così a caso. Guardate come sono fatte bene, cioè io le adoro. Aspetta, vediamo se si vedono. Sì. Grazie per il supporto. 5 stelline su 5. 5, 5. Siamo d'accordo. Abbiamo preso due borse uguali ma di colori diversi e io ho preso una felpa che dovrebbe essere tutto contenuto qua dentro, credo. Partiamo dalle borse, vai, via. Qual è la mia, la tua? Ah, le intercambiamo. Sì, allora in realtà avrei preso queste due borse che si rifanno un po' a quella di... come si chiama? Unico. Sì. Che è tipo quella proprio fatta così a lunetta, che metti a tracolla, tipo borsello. Le abbiamo prese così perché abbiamo detto, tanto le usiamo una tuna, io poi cioè, ce le interscambiamo alla, in base alla necessità. Vuoi questa che oggi ti sta bene? Dai.
non ho idea. E qua dovrebbe esserci la mia felpa. Verità. Allora, ho preso una felpa perché uno, non ho felpe, ne ho pochissime. E due, questa qua mi sapeva proprio di, non lo so, vintage e comodo. Questa qua. Con scritto Alaska per qualche motivo insignificante. Ok, così. Mi piaceva l'abbinata anche del verde e del grigio. Non è una tipo simile anche? Sì. Tra l'altro è morbidosissimo. È vero. Perché dentro è pile. L'ultima cosa è un'altra cosa per Jerry. Per Jerry abbiamo preso una cuccia, non che non ne abbia chiaramente, ma per nostro figlio qualsiasi cosa. Allora, abbiamo preso questa cuccia perché di base abbiamo pensato che se fossimo dei gatti noi ameremmo stare su una cosa del genere. Se avete degli animali, date un'occhiata al reparto animali perché hanno un sacco di accessori carini. È super morbidosa, secondo me Jerry ci dormirà. È vero, bella. Ma poi è proprio tipo cuscino. 4 stelline su 5. Allora, sai cosa facciamo adesso? Mm. Scegliamo la nostra cosa preferita che ci è arrivata. Va bene, io scelto. Allora, la cosa preferita di Elisa è un cestino. Jerry, vieni che ti mettiamo a Lo tira tantissimo. Vabbè, pici. No, a me piace il cestino perché, cioè, guarda che carino comunque. Sta bene in camera mia. Sì, ma poi è fatto bene. Ah, è vero. Allora, la mia cosa preferita credo che sia il bicchierone. Il bicchierone è bello. Ma perché è veramente... Cioè è super capiente rispetto a come me lo aspettavo ed è anche, cioè si vede che è proprio di qualità, cioè nel senso che tiene il freddo. Grazie per aver guardato questo video, noi speriamo di avervi tenuto compagnia e magari di avervi dato un po' di ispirazione per un po' di sano shopping che male non fa. Di cestini. Beh, devo dire che però abbiamo preso tutte cose che bene o male ci servivano, comunque cose pensate, infatti ci abbiamo messo un po' a selezionare tutti i vari oggetti. E nulla, io vi ricordo in descrizione. Allora, io vi ricordo in descrizione il link al sito di Temu. Comunque vi lascio una ripresa del bottino finale perché abbiamo tipo invaso il pavimento della stanza. E devo dire che comunque per il prezzo che hanno le rispettive cose, la qualità c'è, che è la cosa poi più importante. Quindi vi lascio in descrizione il link al sito di Temu e anche ai vari prodotti che avete visto in questo video e il codice con il quale appunto potete ottenere sconti fino al 90%. E niente, fatemi sapere anche se volete rivedere Elisa sul mio canale, perché tanto è qua, quindi la posso rivedere. Sì, esatto. E aiuto. Niente, iscrivetevi al canale se vi fa piacere vedere anche i prossimi video e seguitemi sui vari social per rimanere sempre aggiornati. Vi mandiamo un bacio grande. Alla prossima. Ciao.